Lupin non torna. Si è abbassato di qualche centinaio di metri ed è sparito dalla nostra vista. Sappiamo che se non torna, un motivo c'è. Lo scorgiamo in lontananza e Paolo, con il suo binocolo, osserva la scena. Guardalo giù, una lepre. Sopra a Lupin, 50 metri, 30 metri sopra Lupin, c'è una lepre a cuccio. Purtroppo la lepre è fuori al piano d'abbattimento da ieri. Praticamente fosse stato ieri avremmo potuto spararla al cane. Non tanto per la lepre ma per il capolavoro che ha fatto il cane. Comunque è sempre un bel vedere.